oggi un incontro all'Istituto Mennella sull'agricoltura e le donne. L'incontro di oggi rientra nella nostra programmazione di sezione e di questo incontro si sono occupate le nostre socie, professoressa Lucia D'Amico Tilena e l'avvocato Mariangela Calise. FIDAPA è un'associazione a livello internazionale. In Italia FIDAPA sta per Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, conta 307 sezioni su tutto il territorio italiano e 10.000 socie, quindi una rete di donne impegnata a tutto campo nella difesa dei diritti delle donne contro ogni discriminazione, contro ogni forma di violenza, ma impegnata anche in ambito formativo. Lo facciamo attraverso le competenze delle nostre socie, quindi nello specifico oggi la professoressa Lucia D'Amico Tilena e l'avvocato Mariangela Calise ci introdurranno in questo incontro informativo e formativo che riguarda l'agricoltura. Tengo a precisare che la FIDAPA è federata alla BPW International, un'associazione radicata in tutto il mondo, è una ONG tra le più influenti che collabora con le Nazioni Unite e nei suoi piani collaborativi ha anche il settore agricoltura per incentivare appunto le donne a intraprendere questo comparto. Noi abbiamo avuto due progetti in Italia, le donne dell'olio e del vino e quindi praticamente abbiamo su tutto il territorio un po' incoraggiato le donne imprenditrici, perché abbiamo anche molte socie imprenditrici. Oggi lo facciamo in una scuola. Un ringraziamento va alla preside di guida, sempre attenta ai problemi del territorio, e lo facciamo in un istituto d'eccellenza nel campo della formazione. Quindi io ringrazio sempre Teleischia che veicola le informazioni delle associazioni su tutto il territorio. E come dire, se è facile aprire un'impresa, è difficile farla proseguire. Quindi la FIDAPA oggi mette a disposizione le competenze, le risorse interne per illuminarci su questo importante comparto della vita sociale. Di che cosa si parlerà? Allora, sono un professore universitario adesso in pensione da poco e quindi la mia esperienza mi ha un po' guidata a pensare che i giovani in generale hanno bisogno di una formazione dove c'è anche ci sono due elementi importanti uscendo dal corso scolastico. Due elementi: uno, devono avere un'idea di un progetto di vita, ma anche una idea per realizzare la propria passione lavorativa. E quindi questa scelta oggi, che parla di due elementi, formazione, lavoro e la nuova economia che verte moltissimo sull'agricoltura, cerchiamo oggi in maniera semplice, ma con professori universitari, a presentare a questi giovani dell'ultimo anno quali possono essere i vari canali anche lavorativi legati alla scelta di una formazione anche universitaria dell'agricoltura. Tenuto conto che noi a Portici abbiamo una delle università di agrario più importanti d'Italia, per cui il nostro intento è proprio questo, ma teniamo conto anche che l'associazione, come ha detto Caterina Mazzella, ha un tema nazionale e quest'anno il tema nazionale è proprio formazione e cittadinanza attiva. Quindi è giusto che un'associazione risponda a quelle che sono le esigenze di un'associazione e fungere da cerniera tra il sociale e le istituzioni. Quindi vogliamo dare un contributo ai giovani, culturale ma anche pratico, specialmente nella scelta universitaria anche.
oggi un incontro che ha il focus sull'agricoltura, sulla formazione e le nuove manager, quindi le donne in agricoltura. Sì, perché ci tenevamo a sottolinearlo che nel mondo dell'agricoltura è in atto una vera e propria rivoluzione rosa. In Campania, basti pensare questo, il numero delle donne manager, quindi titolari di imprese agricole, è superiore alla media nazionale, ma il trend riguarda il mondo, quindi è un trend a livello globale, quello dell'agricoltura consapevole e soprattutto dell'agricoltura altamente specializzata. Basti pensare che l'ONU il 15 ottobre ha istituito la giornata mondiale delle donne rurali. Il focus è incentrato anche e soprattutto sulle donne, poiché magari si pensa che la donna non abbia una vocazione, mentre invece e soprattutto la donna, lo si è visto dall'ultimo censimento generale sull'agricoltura, è soprattutto la donna ad aver salvato quelle che erano delle zone rurali che altrimenti sarebbero state abbandonate. E basti pensare che in Italia, secondo Unioncamere, il numero delle donne che sono titolari di aziende agricole supera i 200.000 le donne impiegate in agricoltura sono oltre il 40% della forza lavoro. Sono dati che indicano un trend in crescita e la Campania si attesta tra le regioni più dinamiche in questo senso. Si deve pensare che appunto quello che coinvolge la Campania è un dato interessante, e cioè che le donne imprenditrici sono altamente specializzate e sono superiori in numero alla media nazionale. Non si tratta quindi di un'economia di ritorno determinata da una fragilità del contesto economico, ma di una scelta consapevole e mirata, e questo è molto importante, e miriamo sostanzialmente con questo convegno a fare formazione, quindi a orientare, indirizzare, appassionare anche le donne al mondo dell'agricoltura. Oggi un incontro presso l'Istituto Mennella orientato ai giovani, all'agricoltura, incentrato anche sulle donne nell'economia agricola. Ecco, di che cosa si parlerà? Allora, innanzitutto parlerò del fatto che, malgrado il contesto sia molto difficile, il contesto socio-economico attuale in Campania e per il Sud in generale, ovviamente in un tempo pandemico ancora di più, ma soprattutto veniamo fuori da un periodo di 20 anni di crescita molto bassa. E questo crea tanti problemi per i giovani che si inseriscono adesso sul mercato del lavoro. E quindi voglio prima fare una ricognizione di queste tematiche con i ragazzi e le ragazze, cercando di mostrare che, benché appunto il contesto sia sfavorevole in generale, ci sono comunque delle opportunità. Ora parleremo in particolare del settore agricolo qui, ma ci sono altri settori che in Campania si stanno sviluppando in modo più veloce di altri, e in particolare per quanto riguarda, per esempio, se guardiamo le esportazioni in Campania, le esportazioni agroalimentari vanno molto bene, vanno molto forte, seguite da anche farmaceutiche, esportazioni farmaceutiche. C'è il settore turistico che, come sapete, come sappiamo, ha visto un boom negli ultimi tempi, i flussi molto crescenti di turisti anche nel contesto pandemico. Quindi cercherò di dare una panoramica ai ragazzi per, da un lato, renderli consapevoli, se non lo sono già, delle sfide che devono affrontare per trovare il loro posto, diciamo, nel mondo del lavoro, ma anche cercando di aiutarli a identificare i percorsi che sono più adeguati, che sono più, diciamo, consoni alle loro aspettative. È un po' anche un ritorno alle origini. Ritornare, ecco, a parlare di economia e di agricoltura. Sì, anche se qui forse la cosa più interessante anche per i ragazzi è che l'agricoltura non è sinonimo soltanto di tradizioni, di antiche tradizioni e lavori molto faticosi. Ci sono tanti, e cercherò di illustrarle, tante opportunità nuove legate a nuove figure professionali che sono state sviluppate negli ultimi anni in seguito a cambiamenti tecnologici, a innovazioni, ma anche a nuove preoccupazioni, nuove richieste da parte dei consumatori per quanto riguarda, non lo so, la tracciabilità dei prodotti, per quanto riguarda la sostenibilità delle colture.
E quindi di tutto ciò richiede appunto nuove figure professionali che corrispondono a nuovi percorsi formativi che cercherò di illustrare ai ragazzi oggi. Quindi è importantissima la formazione e l'orientamento di questi giovani. Assolutamente, è anche un punto che, sul quale cercherò di insistere, nel senso che ovviamente non c'è una garanzia, chi un giovane che intraprende oggi un percorso universitario, ad esempio, non ha la garanzia di trovare un posto di lavoro domani, date tutte le difficoltà di cui ho già parlato, però sicuramente ha un elemento in più, non soltanto in termini di competenze che si possono vendere sul mercato del lavoro, ma, come cercherò di dire oggi, un elemento in più anche rispetto, diciamo, alla propria posizione di fronte a un mondo adulto, un mondo professionale, che non potrà trattare questo giovane formato bene, in modo non potrà sfruttarlo in modo così eclatante. Insomma, la formazione universitaria è anche un modo di emanciparsi, e questo è molto importante come messaggio per i ragazzi, perché devono anche diventare padroni di loro stessi nei confronti di un contesto appunto che a volte è molto difficile. Oggi si parlerà di agricoltura e in particolare ci sarà un focus sulle api e l'apicoltura. Sì, oggi tratteremo di argomenti introduttivi al mondo delle api e al mondo dell'apicoltura. Naturalmente non si possono affrontare problematiche enormi in un contesto del genere, quindi cercherò di fornire almeno degli indirizzi, perché poi i ragazzi, se interessati, possano poi approfondire gli argomenti. Partiamo appunto dalla relazione tra le api e l'uomo, per poi passare un po' alla descrizione un po' di quelle che sono le caratteristiche principali delle api, e poi dell'apicoltura, partendo dall'apicoltura antica per arrivare poi all'apicoltura moderna, che tende sempre più al benessere delle api più che alla produttività, mentre in passato anche abbastanza recente si teneva sempre più a produrre di più. Le leggi del mercato implicano sempre una crescita, no? un'implementazione del commercio e degli scambi. Oggi fortunatamente, anche a causa del grave problema che vivono le api e l'apicoltura in generale in questo momento, sempre a causa dell'uomo e del suo modo indiscriminato di trattare il territorio, e quindi hanno creato notevole problematica a questo insetto, che costituisce per noi una fonte primaria nella nostra catena alimentare, per la sua attività pronuba che svolge, di appunto impollinazione di una varietà enorme di prodotti che noi consumiamo e che fanno parte della nostra alimentazione fondamentale. Si attribuisce ad Einstein una frase, che è quella che se scomparissero oggi le api, l'uomo avrebbe solo 4 anni di sopravvivenza, forse anche meno. Il problema delle api nasce appunto dall'uso indiscriminato del territorio e dall'uso indiscriminato di fitofarmaci e di prodotti di sintesi nell'agricoltura intensiva. Non è un problema che noi al sud Italia viviamo in maniera pregnante, però già dal centro al nord Italia ci sono problematiche enormi su questo settore. Naturalmente, come ho detto, è un'introduzione ad un tema che andrebbe poi sviluppato e approfondito. È anche un po' un modo per sensibilizzare nei confronti di questo insetto, che abbiamo detto che è importante per la vita proprio dell'uomo sulla terra. Assolutamente, è anche un modo per sensibilizzare i ragazzi. È vero che oggi sui media c'è una grande attività di sensibilizzazione, però queste iniziative sono iniziative importantissime, proprio perché si avvicina, i ragazzi possono anche intervenire, possono partecipare, e questo li rende sicuramente più partecipi rispetto a uno schermo o a una televisione.